Amici di YouTube, io sono Ferdi, sono qui per dare una piccola precisazione a riguardo da una cosa che mi è stata chiesta in molti, è perché ho abbandonato un certo forum. Stiamo parlando di Royal Enfield. Allora, la ragione io l'ho spiegata, ora purtroppo mi trovo nella situazione di fare il copia e incolla, spiegare le ragioni che ora vi dirò. Così poi saranno chiare, posso mandare eventualmente quelli che mi manderanno le mail direttamente a questo video, così penso che sia tutto chiaro. Allora, la ragione principale è che io non mi trovavo più a mio agio, non mi sentivo, diciamo, gratificato da questo forum e da certe persone, solamente certe persone che lo frequentavano, che assolutamente non erano di mio gradimento, nonostante io avessi chiesto varie volte che, pur stando, diciamo, nello stesso condominio, tra virgolette, non c'era l'obbligo di parlarsi o di salutarsi. Quindi io ho chiesto varie volte di essere ignorato nelle mie cose, però non sono stato mai accontentato in questa mia richiesta, nessuno ha fatto niente, nessuno ha detto niente. E quindi che fai? Se in un condominio non ti trovi bene, pigli e cambi casa, te ne vai, è quello che ho fatto io. Questo condominio secondo me non funziona bene, c'è veramente un caos di post che iniziano con un argomento e poi si va negli argomenti più vari. Non è una cosa che mi piace, cioè tutta sta cosa qui, tutto sto divagare, molte cose non mi piace, cioè se un argomento è quello, bisognerebbe rimanere in quello e non andare alle letture al cesso che uno fa, perché questo non va bene. Penso che un forum di riferimento per un marchio che viene visto da quasi tutto il mondo, può essere visto da quasi tutto il mondo, anche da concessionari, da altre persone, anche se i gestori dicono che non vogliono legarsi assolutamente a queste concessionari, non avendo mai fatto nulla per legarsi a queste cose. Quello che volevo dire è che secondo me, il mio parere, il prestigio è molto importante, cioè il prestigio per me è importante. Un forum prestigioso, senz'altro, secondo me, è più importante, più, come dire, elegante, più soddisfacente, più esaustivo, più appagante di un forum in cui ognuno dice che cazzo vuole, è libero di pigliare per in giro le persone, i nuovi entrati, e senza che nessuno gli dice niente. Ok? Ed è questo il grave, che nessuno gli dice niente. E tutto questo qua, secondo me, va tutto a discapito appunto del forum, perché ci sono persone che hanno visto questo andazzo e se ne sono andate via. A loro non frega nulla, a me non frega nulla, quindi va bene così. Ok, questa era la ragione, ragazzi. Io mi trovo bene così, non assolutamente non sento la mancanza di nessuno e di niente. Continuo a fare la mia vita, come credo che pure le altre persone facciano la loro vita. Contenti, siamo contenti tutti e quindi andiamo avanti così. Va bene, io vi saluto. Volevo dire che molto brevemente ci saranno dei miei servizi, i prossimi servizi dall'ECMA. Sono riuscito ad avere un account come YouTuber, giornalista, YouTuber parliamo. Quindi mi potrò recare nei giorni dedicati agli operatori e ai YouTuber. Spero che riesca a fare per impegni di lavoro, perché io lavoro, non è che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera, quindi mi metto a rompere le scatole a destra e a sinistra. Io ancora lavoro, 66 anni, ancora lavoro, sono fiero di questo, sono contento, sono appagato. Certamente se non avessi fatto niente nella mia vita,
non me ne vanterei senz'altro, perché secondo me può essere comodo, però non è tanto insomma una cosa che dà prestigio, essere così e non fare nulla. Va bene, non voglio fare nessuna polemica, assolutamente non, era solo un mio modo di vedere. Buona vita a tutti, vi saluto, ciao Do Ferdi.